Allora, buongiorno, buonasera. Salve, buon lavoro. Vi faccio tutti gli auguri di questo mondo. È da parecchio che ormai frequentate questi studi, avete capito che aria spira, insomma. E c'è la vecchia canzone napoletana che dice spera tanto sentimento, qui spira insomma l'aria dello spettacolo. I settori, le categorie sono ben indicate e io sono stato chiamato qui per fare due incontri con voi. E allora, nel primo incontro vorrei raccontarvi non la storia della televisione, perché non è possibile raccontarvi la storia della televisione, perché è molto grande, molto, cioè io quest'anno compio 54 anni di televisione, sono tanti, quindi ho superato il mezzo secolo, ma è cominciata anche prima questa storia. Vi ringrazio per gli applausi, non so se significano condoglianze oppure insomma è ora di finirla. Allora Giova, intanto tu devi smettere di fare le ferie, tu non puoi andare in ferie, tu devi fare una settimana in più di Ballarò, minimo. Perché nella televisione di oggi c'è molto talk e poco show, manca l'intrattenimento? Ma l'intrattenimento, perché bisogna trovare chi lo sa fare l'intrattenimento, e non è. Cioè, avete visto che Fiorello ha fatto delle cifre pazzesche, mostruose di ascolto, perché è stato un fenomeno, è stato un evento. Ha fatto 4 puntate, ha messo nei guai quelli che vengono dopo. Tocca a te il servizio, scusa. Anche nella domenica, lei ad esempio nel 1990 ha inserito il castello, adesso mancano queste idee. E questo qui, il castello era un altro meccanismo che funzionava, perché era un sistema di gioco quasi disneyano che collegava tutto, eccetera. Ma per questo vi ho detto di studiare molto sulla domenica e sui ragazzi, per questa ragione, perché penso che sia il settore più vuoto in questo momento, che ha bisogno di interventi.